Lei dunque un uomo pacifico, a quel punto il treno. Per un minuto, sa, arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva correre indietro. Già, da ridere, lo so. Ma bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini. Più carico che uso male. 3 minuti, creda, appena sceso di vettura, per dispormi, lo dimmi di tutti quei pacchetti a me. 2 pacchetti per ogni. Doveva essere bello. Sa che avrei fatto io? Li avrei lasciati nella vettura. E mia moglie? Ah sì, e le mie figliole, tutte le loro amiche. Strillare! Ma sarei spassato a un mondo. Sì, perché forse lei non sa cosa diventano le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so. Appunto perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Questo soltanto. Capace anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi appena arrivano in un paesetto qua nei dintorni, più brutto è, più misero è l'ercio, e più imbizzarriscono a parlando con tutte le loro galanterie più distrutte. Le donne, caro signore. Ma del resto è la loro professione. Se tu facessi una cavatina in città, caro, non avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro. E potresti anche, se non ti seccano. Caro, se non ti secca. Poi, già che ci sei, passando di là. Ma come vuoi, cara mia, che in 3 ore ti sbrighi tutte le codeste faccende? Ma che dici? Prendendo la vettura. Ma il guaio è, e sapendo di trattenermi 3 ore solo, sono venuto senza le chiavi in casa. Oh, bene, perciò. E ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione. Me ne sono andato a cenare in trattoria. Poi, per farmi sfavorare la schizzata, le fama dal caldo. All'uscita, dico che faccio. Sono già le 12, alle 4 per prendo il primo treno. Ma 3 orette di sonno non ne vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Ma questo caffè non chiude, è vero? Non chiude. No, signore. E così lei ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Perché me lo domani? Non mi stanno forse sicuri. Erano tutti ben legati. Non dico. Ben legati. Me li immagino, sa? Quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio per importare la roba del mondo. Che immagino. Un bel foglio grande, di carta rossa, doppia, colorata. È di per sé stesso un piacere a vedere. Così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentire una fresca carezza. La stendo sul banco e poi con garbo disinvolto mi collocano su in mezzo la stoffa ieri, le femmine piegate. Levano prima da sotto col dorso della mano un mento, poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche, con sua imperanza, una rimboccatura come un di più per amor dell'anno. Poi piegano da un lato e dall'altro un triangolo, cacciano sotto le 2 punte, allungano la mano alla scatola dello spago, ne tirano quanto basta legare l'involucro e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo da mirare la loro bravura e già si vede presentare il patto col cappio pronto dentro di lui. Vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani che cosa. Io, caro signore, giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo, guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi sembra di essere. Vorrei essere veramente quella stoffa là di sé, quel bordatino, quel nastro rosso celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul mento, ha visto come fanno. Se lo raccolgono dal numero 8, intorno al pollice. Guardo i piedi dell'ambiente che escono dalla bottega, con il bordo appeso al dito, in mano, sotto il braccio, e seguo con gli occhi finché non li perdo di vista. Immaginate. Quante cose immagino, lei non può farsene un'idea. Ma mi serve tutto questo.
anche così, dico con l'immaginazione, la vita, come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata, non lasciarla posare mai un momento, aderire con essa continuamente alla vita degli altri, ma non della gente che conosco, no, quella non potrei proprio un fastidio, sapesse una nausea alla vita delle strade, attorno ai quali la mia immaginazione può lavorare interamente, tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello, e sapesse quanto è come da voi, a quanto riesco ad addentrare, vedo la casa di questo, di quello, ci vivo, ci sento proprio, ad avvertire, sa quello, un particolare altro, che come non è rimasto, nella sua, nella mia, ma nella nostra noi non avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita. Mi spiego? Sì, perché dico, deve essere un bel piacere, con questo che lei trova immaginando tante cose. Piacere? Io? Già, mi figuro. Mi dica un po', è stato mai a consulto da qualche medico malato? Io no, perché non sono mica malato. Non sarà. Io lo domando per sapere se mai veduto casa di questi medici bravi, la sala dove i clienti stanno in attesa del loro turno per essere visitati. Ah, sì, mi toccò una volta di accompagnare una mia figliola che soffriva di nervi. Bene, non voglio sapere, dico, quelle sale. Non fate attenzione. Mi vanno di scuola, di foggia antica, quelle seggiole imbottite spesso scompagni, quelle poltroncine, la roba operata di combinazione, roba di rivendita, messa lì per i clienti, non appartiene mica alla casa, il signor dottore ha per sé, per amiche della sua signora, un ben altro salotto, ricco, bello. Chissà come striderebbe qualche poltroncina, qualche seggiola di quel salotto portata qua, nella sala dei clienti, a cui basta questo arredo così alla mia cena, insomma. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliola, osservò attentamente la poltrona, la sedia su cui stette seduto aspettando. Io no, veramente. Già, perché non era malata. Ma neanche i malati spesso ci parlano, presi come sono del loro male. Eppure, quante volte certuni stanno intenti a guardarsi in dito, fa segni vani sul braccio lustro di quella poltrona su cui sta seduto. Pensano e non vedono. Ma che effetto fa poi, quando si esce dalla visita, attraversando la sala e a rivedere la seggiola su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto, stavamo seduti? Guarda là, occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto, oppure fuori, impassibile, in attesa che qualsiasi altro venga occupato. Ma che dicevamo? Ah, già, il piacere dell'immaginazione. Chissà perché mi sono venute subito alla mente queste seggiole nelle sale dei medici dove i clienti vanno in attesa del consulto. Interamente. Non vedo la relazione. È che certi richiami di immagini, la loro lontana, sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da esperienze e da ragioni così singolari, che uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassi di fare nulla. È per il più logico spesso di queste analogie. Ma la relazione può essere questa. A me però piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedersi su loro in attesa del consulto. Che male come dentro, che farà dove andrà dopo la visita? Nessun piacere. Poi, nessuno. Vengono tanti clienti ed esse sono là, povere seggiole, per essere occupate. Occupazione simile alla mia, con la mia compresa, con la pelle. In questo momento mi sta occupando lei. Creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto.
tutto della famiglia che lo sta aspettando in villeggiatura e di tutti quei fastidi che posso supporre a lei. Tanti, sa. Ringrazio Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Io, delirio, ho bisogno di attaccarmi un po' di immaginazione, qualità di cuore, ma così, senza provarmi piacere, senza appunto interessarmi, anzi, sentirne il fastidio, per giudicarla ciò che vale la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. Questo mostrare pensa, prove d'esempio continua a noi stessi, implacabili, perché, caro signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, ce l'abbiamo tutti qua come un'angoscia della gola, il gusto della vita, non si soddisfa mai, non si può mai soddisfare, perché la vita, nel momento stesso in cui la viviamo è così, sempre in gorda di se stessa, non si lascia sapere. Il sapore è del passato che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene da là, dai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A queste sciocchezze qua, a queste noie, a tante stupide illusioni, insulse occupazioni. Sì, questa fiora è qua una sciocchezza, questa fiora è qua una noia. E arrivo fino anche a Dio. Questa fiora è per noi una sventura, una vera sventura. Distanza di 4, 5, 10 anni. Chissà che sapore acquisterà, che gusto acquisterà. E la vita per Dio non solo pensiero di tempo, specialmente quando si sa che ci sono i giorni. Ecco, guardi là, dico là, dietro a quel campo, mi vede per l'ombra di donna. Chi? Sì. Sì. Sorveglia da lontano e mi verrebbe creda di andare a prendere a calci. Sarebbe inutile. È come una di quelle cagne sperdute, ostinate, che più lei le prende a calci e più le si attaccano alle calcare. Io che sta soffrendo di lavoro, è un po' falsa di me. Non mangio, non dorme più. Mi viene appresso così a distanza, giorno e notte. Si curasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che porta in capo, gli abiti. Pare più nemmeno una donna, la nostra finaccia. E si sono polverati per sempre anche i capelli qua, sulle tette, da appena 34 ore. Mi fa una stizza che non le dico. Le salto addosso a volte e le grido in faccia, stupida, scrollando. Si piglia e resta lì a guardarmi con certi occhi. Certi occhi che le giuro mi fanno venire qui a dedita una selvaggia voglia di strozzare. Niente, aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi di me. Ecco, guarda, guarda, sputa di volta. Povera signora. Ma che povera signora. Vorrebbe, capisci, che me ne stessi a casa, tranquillo e quieto, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cose, a godere dell'ordine perfetto di tutte le stanze, della lindura di tutti i mondi, del silenzio di specchi, non c'era nulla in casa, il suo lato da giuntino, la pendola del salotto, questo, ora io ne vado, per farle intendere la sua, ma che dico la sua, la macabra ferocia di questa pretesa, le domando se ritiene possibile che le case di Avezzano, le case di Messina, prendo di un terremoto che di lì a poche ore le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene tranquille sotto la luna, ordinate in fila lungo le piazze e le strade, obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale, case per Dio di pietra e trali che se ne sarebbero scappate. Immagini i cittadini di Avezzano, i cittadini di Messina, spogliarsi placidi, placidi per mettersi a letto, piegare gli ali, mettere le scarpe fuori dall'uscio e cacciandosi sotto le coperte, godere del campione preso, delle lenzuola buttate, con la coscienza che di lì a poche ore sarebbero morte. Le sembra possibile? Forse la sua mi lasci dire ora.
la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Lei passa per la via, un altro passante improvviso la ferma, incauto, con due dita protese. Mi scusi, permette, egregio signore, lei c'è la morte addosso. E con quelle due dita protese la piglia e butta via. Passeggiano disinvolti e alieni, forse ce l'hanno addosso e nessuno la vede, ed essi pensano lieti e tranquilli a ciò che faranno domani e domani. Poi, ecco, guarda, le faccio vedere una cosa. Ecco, qua sotto questo lampo, vedi, sotto questo lampo, la morte, capisce? È venuta, mi ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto: tientelo caro, che ripasserò fra 8 o 10 mesi. Ora, mi dica lei, se con questo fiore in bocca io posso starmene a casa, tranquillo e quieto come quella disgraziata vorrei. Legami, vuoi che ti baci? Si bacia. Lo sa che ha fatto? Uno spirito, l'altra settimana, si è fatta in bocca, perché dice che vuol morire con me. È pazza! A casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio, perché lei capisce. Mi si fa un attimo di morte dentro, lei lo capisce. 3 anni, come niente, ammazzare tutta la vita in uno che non conosco, cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno. No. Non temo, caro signore. Io so. Allo scelgo capello grosso, mi raccomando!